Buongiorno da Giulia Mancinelli. Nella serata di martedì i carabinieri di Senigallia sono stati impegnati nella ricerca di una quindicenne che si era allontanata dalla sua abitazione da qualche giorno. I familiari ne hanno denunciato subito la scomparsa fornendo il maggior numero di informazioni utili al suo rintraccio. Sono state messe in campo tutte le forze disponibili allertando le varie pattuglie e vista la delicatezza della situazione, di concerto con la prefettura di Ancona è stato attivato il piano provinciale per la ricerca dei minori. La ragazza è stata rintracciata ad Ancona presso l'abitazione di una conoscente. Nuovo avvistamento di cinghiali nelle colline senigalliesi, questa volta ad essere immortalato è stato un branco in transito nelle campagne di Serra dei Conti. La presenza di cinghiali sta suscitando preoccupazione tra residenti sia per il pericolo di incidenti stradali sia per il timore di aggressioni. I cittadini continuano a chiedere alle istituzioni di fronteggiare la situazione. L'ufficio elettorale del Comune di Senigallia comunica a tutti coloro che sono iscritti nell'apposito albo dei presidenti di seggio che è data la possibilità di rendersi disponibili per tale incarico qualora in prossimità dello svolgimento delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno alcuni presidenti designati dalla Corte d'Appello rinuncino. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dall'ufficio elettorale. E prosegue il progetto di educazione civica europea promosso dalla FIDAPA BP Blue Italy di Senigallia, che coinvolge quest'anno per la prima volta anche gli studenti delle scuole superiori cittadine. Ieri un nuovo incontro formativo sulla cultura europeista ha visto come protagonisti questa volta gli studenti del liceo classico Perticari. Il percorso proseguirà per culminare con la giornata dell'Europa il 9 maggio presso la sala consiliare del comune. Lo sport e il calcio, grazie al pareggio nello scontro diretto con il Benevento, terminato 0-0, la Juve Stabia torna in Serie B. Tra i giocatori della Juve Stabia protagonisti di questo successo c'è anche il difensore senigallese Matteo Baldi, classe 2002, che ha all'attivo 29 presenze, di cui 22 da difensore titolare. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.